Il Novara, 33 punti in classifica e meno 17 da quella quota 50, indicata come obiettivo minimo da raggiungere. E questo è il regalo che il presidente Pulvirenti vorrà certamente ricevere per il suo 50° compleanno, che ieri di fatto non ha voluto festeggiare in modo eclatante, ma che lo ha visto raggiungere i suoi giocatori e la sua squadra a Torre del Grifo, dove ha spento le candeline in compagnia di tutti coloro che appartengono a quella creatura messa su insieme a Pietro Lo Monaco. Mezzo secolo in cui, oltre alle sue tante attività imprenditoriali, vi è quindi anche e soprattutto il suo Catania, con quei traguardi raggiunti in quasi 8 anni di presidenza che senza dubbio hanno contribuito a segnargli il volto. Di certo Pulvirenti non dimenticherà mai quella promozione in Serie A conquistata all'ultima giornata contro l'Albino Leffe dopo soli 2 anni da numero uno del calcio Catania, così come non dimenticherà mai gli incidenti dell'anno dopo che sono costati la vita di Raciti e la squalifica per 6 mesi del Massimino, che per poco non riportavano i rossazzurri in Serie B. Lui e Lo Monaco non sono mangi allenatori, eppure di tecnici non ne sono passati pochi sotto la sua presidenza, da quel Costantini subito silurato a Sonetti, da quel Pasquale Marino della promozione in Serie A e della prima salvezza, a Silvio Baldini, da Zenga ad Azzori, da Mihajlovic, Giampaolo e Simeone, fino ad arrivare a quel Vincenzo Montella che oggi rischia di battere tutti i record alla sua prima stagione da vero allenatore. Nei 50 anni ci sono anche il centro sportivo di Torre del Grifo, fortemente voluto da quel Pietro Lo Monaco con cui non sempre è andato d'accordo quando si è parlato di crescita, ma con il quale ha sempre fatto pace nel giro di poco tempo, a volte anche spinto dalla paura e dalla consapevolezza di restare solo senza quel dirigente che riconosce come l'unico con il quale fare calcio. Da oggi quindi cominciano i secondi 50 anni di Pulvirenti, che come primo obiettivo ha sicuramente quello di costruire il nuovo stadio Librino, come discusso e pianificato pochi giorni fa con il sindaco Stancanelli, e che spera di poter iniziare a costruire presto per portare i colori rossazzurri in Europa, come sogna da quando andava in curva a tifare Catania.